Aldo Schiedi, lavoratore ex Ilva in AS, una coscienza ambientalista di vecchia data, ha pagato e paga sulla sua pelle i tanti no ai soprusi perpetrati dall'azienda. Parliamo di queste iniziative, di queste manifestazioni, quella di oggi, stop all'Ilva, no al salvataggio dell'Ilva con soldi pubblici. Che idea si sta facendo della manifestazione di oggi? Beh, innanzitutto volevo essere presente a questa manifestazione perché io credo che bisogna essere sempre, da cittadino che vuole bene e ama questa città, essere presente a queste manifestazioni. Mi fa rabbia aver visto poca gente, questo sì, anzi paradossalmente ho visto più operai dell'Ilva che ambientalisti stasera. È stata anche pubblicizzata molto male. Sì, sarà pubblicizzata molto male, siamo a ridosso di luglio, quindi diciamo anche delle vacanze estive. Anche se gli ammalati di tumore, i morti di tumore in estate non vanno in vacanza. Aspettano, anzi, e fanno le file sotto al sole al Moscati di Taranto. E magari devono andare a fare la radioterapia a Lecce. Anche, se non proprio fuori dalla Puglia, anche se oggi col Covid molti hanno anche problemi a spostarsi da questa città. Quindi ecco perché bisogna esserci in queste situazioni e il fronte ambientalista deve essere unito in questa città. Purtroppo non lo è. Io lo ripeto da secoli, mettiamo da parte, lo dico ai sindacati, lo dico al mondo ambientalista, mettiamo da parte le bandiere e le magliette e andiamo avanti in un'unica direzione, salvaguardare la salute e l'ambiente di questa città, che è l'unico, deve essere l'obiettivo unico di tutti. Per quanto riguarda la questione dell'Ilva, conoscete la mia posizione, io sono da sempre per la chiusura e la riconversione di quella fabbrica, ma una riconversione seria di quella fabbrica. Anche ben venga l'accordo di Genova, ma che sia ampliato a quello di Genova, perché quello di Genova ha delle falle, quell'accordo di programma. Qui lo voglio più completo di quello di Genova. Io oggi qua ho visto dei sindacati, ai sindacati chiedo di riuscire a pretendere da questo governo l'accordo del 4 marzo integrale. Signori, non è possibile che nessuno ha ancora questo accordo o che la politica non lo mostri alla collettività, l'accordo del 4 marzo. Cioè qui si è stato fatto un accordo, hanno stracciato quello del 6 settembre 2018, si è fatto un altro accordo e la città non lo conosce. Io credo che sia di una gravità inaudita questo dell'accordo che non si trova e non si sa che fine abbia fatto. Io ne ho una bozza, 22 pagine, ma pare che ci siano tante altre. Ricordiamo che l'accordo del 6 settembre era segretato nella Camera di Commercio di Milano, voluto dal governo col ministro Calenda, poi Di Maio, diciamo, che ha modificato quel contratto, si è vantato di aver diminuito i lavoratori in cassa integrazione, quando poi abbiamo scoperto che così non è, perché oggi ne stanno altre 3-2 agli ulteriori 1.600 che già ci sono. E cosa farà questa gente? Tutta impiegata nelle bonifiche? Ma abbiamo già visto che le bonifiche dell'amministrazione straordinaria, che inizieranno a quanto pare a luglio, lavoreranno solo 43 lavoratori ogni 4 mesi. Quindi, signori, facendo la matematica e un'opinione, non entreranno nemmeno 500-600 lavoratori in queste bonifiche e gli altri 1.000? Quindi non ce la facciamo nemmeno fra i 1.600 cassi integrati a fare le bonifiche. Immaginiamolo con una forza lavoro di 10.000. Genova era un'altra realtà, Genova c'erano molto meno lavoratori impiegati nei lavori socialmente utili. Qua è una flotta, per non parlare dell'indotto, che è un'altra flotta ancora dietro l'Ilva.